cominciamo il nostro viaggio tutto virtuale, purtroppo, dalla stazione di Matera, la Martella, verso una direzione che dovrebbe essere direzione Bari, ma questa direzione a un certo momento si blocca perché non c'è nessuna possibilità di andare oltre i 400-500 metri. Ci lasciamo alle spalle invece la tratta Ferrandina-Matera, doveva servire a collegare appunto Matera con Metaponto, con Taranto, con Napoli e quindi anche con Roma. Noi ci battiamo soprattutto contro questo spreco tremendo, perché qualcuno ha calcolato lo spreco dei soldi già investiti in 550 miliardi di vecchie lire. Il progetto è stato approntato nel 1986, si decise finalmente di collegare Matera, unico capoluogo di provincia in Italia a non essere collegato alla rete nazionale delle ferrovie dello Stato, fino a che insomma si interruppero perché le ferrovie dello Stato nel frattempo non avevano più soldi e di conseguenza si fermò il progetto. I cittadini hanno ancora purtroppo, e devo dire purtroppo, hanno ancora questa speranza, sperano sempre appunto di vedere il sindaco in primis e tutte le autorità inaugurare un binario che purtroppo, ahimè, io credo non arriverà mai. Andiamo a vedere dentro questa stazione. Certo, sì. Okay. Sì, questa forse era una biglietteria, sai? Comunque i fili elettrici sono stati messi. C'è tutto, qui c'è tutto, non manca assolutamente nulla. È chiaro che adesso bisogna rifare tutto. Le buone intenzioni c'erano, è tutto pronto. Questi sono i bagni, c'è l'attacco fognario. Sì. Forse qualcuno avrebbe dovuto ricordarsi che prima di questo avrebbero dovuto costruire i binari. Se uno fa una ricerca sul sito di Ferrovie dello Stato, la città di Matera era inesistente. Se immaginiamo che siano le ferrovie a pensare a Matera, Matera non esiste come luogo che ospita una struttura, una stazione delle Ferrovie dello Stato. Quindi per certi versi quella ricerca che ti dava un'indicazione inesistente non è sbagliata, è giustissima. Tra l'altro è anche patrimonio dell'UNESCO, Matera. Beh sì, diciamo, incidentalmente è anche patrimonio dell'UNESCO. Quindi questa stazione è stata tirata su per quanti chilometri di... 30. E basta. Da Ferrandina a Matera. Non è pensabile che si possa sprecare il denaro pubblico in questa maniera. Adesso i costi di tutto questo non possono ricadere chiaramente su una comunità che è già penalizzata. Viene penalizzata da 100 anni sul piano delle infrastrutture. Ho trovato questa frase di Giuseppe Gattini, che è un ex sindaco di Matera del 1882, che dice: Matera dista dalla stazione ferroviaria di Ferrandina a 40 km. Però da questa a Miglionico manca la rotabile e il ponte sul Basento. Così il nostro povero paese, in mezzo a una rete di ferrovie, rimane estraneo. E il suo avvenire minaccia di farsi ognor più triste, se il governo, con mano amica, non gli venga in aiuto con il fargli una stazione propria. E a quanto pare, dal 1882 al 2009... non è cambiato molto.